qui per denunciare l'invasione, quella che voi chiamate invasione dei clandestini, ma proverà ad entrare in questo CIE? Sì, oggi altri 800 sbarchi, c'è anche il rischio epidemia. Ormai ci sono tanti pronto soccorso e tanti ospedali che denunciano rischi sanitari per gli italiani e per gli stranieri. Quindi ieri abbiamo depositato una richiesta di referendum e da sabato in tutta Italia cominceremo a raccogliere le firme per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Io sono convinto che in un mese raccogliamo 500.000 firme da nord a sud. Senta, se riuscirà a entrare oggi, che cosa ha intenzione di fare qui dentro? Capire innanzitutto come lavorano gli italiani che controllano queste persone, capire quali sono i tempi, quali sono i modi, qual è lo stato di salute, quanti ce ne sono, quanto ci costano, se servono o non servono queste strutture, se ne servono di più, se ne servono di meno, e poi lanciare il messaggio che non possiamo accogliere 1 milione di persone. In Italia non c'è posto più per una sola persona. Ma se ci sono degli immigrati che, diciamo, hanno diritto all'asilo politico, che cosa si fa con loro? Se c'è quella piccola parte che poi ottiene lo status di rifugiato politico, che è non più del 20%, a questi si devono garantire dei diritti veri, non dei bivacchi in mezzo alla strada o in giro per la città. Il restante della popolazione straniera va espulsa, come fa tutto il resto del mondo civile. Come funziona? Si ci toppano? Io non lo so, io so come funzionava a Milano, non so come funziona qua. Andiamo avanti all'Asia che li intimorisce. Buongiorno, sono onorevole all'Asia, vorrei entrare. Quando ti guardano, ti fanno entrare. Milano si usava tutto, però posto che vai usata che sono. Buongiorno onorevole Salvini, volevo sapere con chi potevo parlare per fare una visita al luogo. Sì, un attimo. Prego. Se gli spiegherò la motivazione. Va bene. Quindi lui può entrare. Va bene, perfetto. Casino, mi apri per gente. È contento. Ah, qua, da voi qua. Voi siete disperati, ho fatto troppo. Per entrare. No. Ah, ok, sì, scusi. No, 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 chiudi. Segretario, che cosa ha visto? Abbiamo chiesto tempi, modi, abbiamo capito che c'è molta gente che fa domanda d'asilo senza averne diritto. Qua quasi tutti fanno domanda di asilo politico per poter uscire di qua e poi non gli viene riconosciuta, quindi anche da questo punto di vista ci prendono in giro. Abbiamo visto operatori che fanno bene il loro mestiere, ci sono un centinaio di ospiti, ci sono stati stranieri che non collaborano, che se ne fregano, che non identificano, che non danno documenti, e quindi chiederemo al Ministero degli Esteri di chiedere quali sono questi stati che se ne fregano sia in Africa che in Europa che in Estremo Oriente e di prendere dei provvedimenti nei confronti di chi abbandona come pacchi quelli che sono suoi cittadini. E poi abbiamo capito che l'immigrazione clandestina deve continuare a essere punita ancora con più severità, altrimenti ci sono dei costi enormi che non siamo in grado di sostenere. Senta, ma le condizioni di vita lì dentro, quali le ha viste? Ha visto gli immigrati, le stanze, insomma, cosa ha visto? Hanno vitto, alloggio e medico, infermiere 24 ore su 24, quindi hanno quello che molti italiani non hanno. C'è un grand hotel? Un grand hotel no, però mettono insieme il pranzo con la cena e se hanno mal di denti vengono curati, cosa che a molti pensionati italiani non capita purtroppo di avere. Quindi se lei adesso dovesse incontrare Alfano, che cosa gli direbbe? Dimettiti, non sei capace, non sei un ministro, l'Italia subisce un'invasione che non ha precedenti e questo non riesce a controllare neanche che cosa succede dentro e fuori gli stadi, quindi chiederei ad Alfano di cambiare lavoro per il bene degli italiani.